Ah, carissimi ragazzi, beh, da un po' che non arrivavano pacchi Amazon, quindi sì, nulla di particolare, solo un piccolo pacco che qui dentro ci sono, cioè, no, ci sono, ci sta un accessorio per il mio computer, ovvero la bestiolina là dietro, quindi un piccolo accessorio che avevo già in mente di acquistare un po' di tempo fa, ma l'ho fatto solo qualche settimana fa. Quindi ragazzi, ci vediamo subito dopo la sigla. Allora ragazzi, dato che stiamo a Natale, quindi stavo cercando qualche addobbo con luci RGB all'interno del computer, beh, in questa confezione ci sta proprio lui. Allora, sistemiamo un attimo l'inquadratura qui, perfetto, eccola qui. E qui ci sta un accessorio che montato all'interno del computer anche supporta dei LED RGB. Quindi io adesso vado a fare l'unboxing di questo pacco e poi dopo vado a fare anche il montaggio. Allora, andiamo subito ad aprirlo. Io ci metto nulla. Allora, sì, nulla di particolare questo unboxing, ma volevo farlo. Allora, vi faccio subito vedere del up here, ve lo faccio vedere anche da quest'altra inquadratura, quindi up here, lo stesso produttore delle ventole che ho acquistato all'interno del mio computer, della mia bestiolina. Allora vi faccio subito vedere. Allora andiamo subito ad aprirlo e voilà. E beh, devo dire abbastanza questo qui. Quindi praticamente, allora, abbiamo le viti di supporto che poi vanno montate all'interno, e poi ragazzi ve lo faccio subito vedere. Allora, eccolo qua, dell'up here, ve lo faccio vedere anche da qui. Praticamente questo qui è un supporto che va montato vicino alla scheda video. Eccolo qua, ve lo faccio vedere in tutta la sua bellezza. Ok, quindi praticamente questo qui è un supporto per la scheda video. Porta anche i connettori ARGB, infatti eccoli qua, e questi due vanno montati proprio sul controller all'interno del computer, anche perché lì di questi connettori, beh, io li posso montare tranquillamente perché all'interno ho proprio il controller che mi consente di farlo. Quindi nulla di particolare, questo è il supporto per la scheda video. Adesso non mi resta altro che andare a montarlo. Ragazzi, non ne vedo l'ora perché lo volevo far mettere già da un po' di tempo e adesso è arrivato il momento. Quindi ci vediamo nelle clip successive, perché sì, devo smontare il computer, sì, un po' di casino, devo togliere tutto, ma ci vediamo tra un po'. Allora ragazzi, adesso sto qui, devo smontare il mio computer, però prima di tutto dobbiamo spegnerlo, quindi non mi resta altro che fare in questo modo, pulsante accensione e spegnimento direttamente, e voilà. Adesso la cosa da fare è, devo smontare dietro tutti i cavi, arrivare all'interno e montare la striscia LED che vi ho fatto vedere poco tempo fa. Quindi ragazzi, io proseguo. Sì, innanzitutto scusatemi per l'audio in queste riprese, la messa a fuoco continua, perché ho impostato la messa a fuoco della fotocamera su messa a fuoco continua. Allora, mi sono munito già del mio cacciavite e adesso devo solo smontare il computer, togliere il vetro per andare a montare la mia barra LED della UpKir. Quindi ragazzi, beh, seguitemi in questo smontaggio di montaggio.
Anzi, come potete vedere, scusatemi per l'audio perché non ho il microfono, quindi pardon. Allora, come potete vedere, io ho montato già la mia striscia LED all'interno del computer. Purtroppo non riesco ad adattarla qui alla scheda video perché purtroppo ci sta lo spessore della ventolina, che sarebbe questa, che non mi permette di andare a montarla direttamente su scheda video. Quindi ho dovuto montarla qui sulla parte posteriore, dove ci stavano le altre viti, dove ci sta qui la mia mano, vedete? Quindi devo dire che è anche abbastanza stabile e non penzola neanche di un po'. Quindi ragazzi, devo dire che già così mi piace, però adesso non resta altro che andare a collegare questi due cavetti, che ve li prendo, eccoli qua, ve li faccio vedere, ve li metto anche in messa a fuoco, eccoli qua, e voilà, devo andare a montarli sul controller, sull'altra parte del pannello del computer, che è lì che tengo il tutto. Allora ragazzi, rieccomi qua, speriamo che metta fuoco, sì, ok, perfetto. Sto rimontando il pannello laterale del computer, eccomi qua nell'inquadratura, e adesso devo ribaltarlo per poter poi accedere al pannello. Però prima devo fare un'altra cosa, prima che mi dimentico, perché devo far passare i cavi dall'altro lato. Quindi devo prima scioglierli per poi farli passare dove sta il pannello e poi arrivare al controller dei LED. Quindi devo dire che anche un cavo abbastanza lungo, che non dovrebbe darmi problemi. Ecco qua ce l'ho fatta. Adesso posso richiudere il pannello laterale sinistro della mia bestiolina. Allora, faccio in questo modo e voilà. Vado prima un attimino a chiudere. Chiudo le viti, raga, e ci vediamo tra un po'. Allora raga, beh, come avete potuto vedere dalle clip precedenti, ho montato all'interno la mia striscia LED, solo che pensavo di non avere più spazio, l'ho collegata e spero che non abbia sbagliato gli ingressi, che altrimenti lo devo smontare e rimontare. Ma nel frattempo io vado a rimettere i cavi e faccio partire l'accensione del computer per verificare il tutto.
Allora, raga, io ho montato la striscia LED, adesso devo far partire l'alimentazione. Vediamo un attimino, sistemiamo qua il tappetino e voilà, passiamoci nella parte bassa e vediamo se va. Ah no, pardon, devo accendere prima questo qui. Ed eccolo là. Ma wow, ragazzi, non so se riuscite a vederla la striscia LED. Beh, fa il suo lavoro, raga, veramente riesce ad illuminarsi veramente molto molto bene. Dai, magari vi faccio qualche inquadratura più da vicino. E allora, ragazzi, un video nulla di che, volevo fare questo video così sotto forma di vlogging, unboxing, perché mi mancavano un pochino, anche perché da un po' che non arrivavano pacchi, quindi insomma mi avete fatto compagnia. Abbiamo montato assieme la striscia LED all'interno del computer, vicino nei pressi della scheda video, mettiamola così. Beh, allora, se anche voi volete acquistare questa striscia LED da mettere all'interno del vostro computer a RGB, vi lascio il link all'acquisto qua in basso in descrizione, magari per avere qualche altra informazione. Poi questa stessa striscia LED la trovate sempre al mio profilo Amazon, alla vetrina il mio computer desktop, là dove ci sta tutta la componentistica del mio computer alle spalle, la mia piccola bestiolina. E ragazzi, beh, che dirvi, è stato un video un po' così così, ma volevo comunque farlo e stare in vostra compagnia. Quindi, ragazzi, fatemi sapere la vostra qua in basso nei commenti, ditemi quello che volete, insomma apriamo qualsiasi tipo di discussione, sono pronto a tutto. E oltre a questo, se questo video vi fosse piaciuto, vi raccomando, lasciate i vostri pollicioni in su, e se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale, è sempre gratis, non pagate nulla, mi date un gran supporto. Poi, oltre ad esservi iscritti, attivate la campanella delle notifiche per rimanere aggiornati sui miei prossimi video in uscita, ma soprattutto condividete questo video. E dopo la condivisione, lo sapete ormai, mi trovate anche su Instagram, @MythicalSnake, ve lo ricordo all'animazione, ma trovate il link ai miei social qua in basso in descrizione. E noi ci vediamo sempre qui settimana prossima con un nuovo video. Ciao!